rispetto delle vittime. Noi di Fratelli d'Italia non possiamo che stare dalla parte delle vittime. E allora, nel complesso, il nostro voto questa volta è assolutamente contrario. Il Ministero di Grazia e Giustizia, peraltro con autorevoli esponenti che noi rispettiamo, il Ministro Orlando, il Vice Ministro Costa, questa volta ci deludono completamente. Siamo convinti che la maggioranza, senza neanche capire quello che voterà, darà un voto favorevole a un provvedimento che espropria il potere del Parlamento in una materia delicatissima, che peraltro per legge costituzionale ha una riserva espressa proprio nel Parlamento, e avvia quel declino inesorabile che ormai la politica e la democrazia ci sta facendo scoprire questa nuova Terza Repubblica. Ringrazio il deputato Cirielli e adesso chiede di intervenire il deputato Gaetano Piepoli. Prego, ne ha facoltà. A nome del gruppo per l'Italia e Centro Democratico noi diamo il nostro voto favorevole a questo provvedimento. E innanzitutto mi pare assolutamente contrario alla realtà delle cose che questo provvedimento sia, nonostante tutto, un'ennesima prova di imposizione di un esecutivo lontano dal Parlamento. Perché i lavori che hanno portato poi l'Aula a valutare positivamente il provvedimento sono proprio la testimonianza di uno scambio fecondo e continuo non solo tra esecutivo e Parlamento e legislativo, ma anche tra Parlamento, addetti ai lavori, le diverse figure professionali. Proprio perché noi ci troviamo di fronte a un tema che inevitabilmente, da una parte, richiede la consapevolezza che si procede per tentativi. E quindi, proprio perché si procede per tentativi, la verifica degli effetti, dell'impatto è assolutamente necessaria. E per questo stesso ci troviamo di fronte a un provvedimento che ha alle spalle una lunga gestazione. Ma il voto positivo è anche legato a due considerazioni. La prima, che noi abbiamo con questo provvedimento su materie molto diverse, certamente, che vanno appunto dal rafforzamento delle garanzie difensive alla durata ragionevole dei processi, al tema dell'ordinamento penitenziario, perché i principi costituzionali dell'effettività della pena, ma anche della sua funzione rieducativa, vengano sino in fondo rispettati. Ebbene, tutto questo oggi noi lo portiamo finalmente a compimento, sapendo che sono soluzioni ragionevoli quelle che qui vengono proposte e anche dotate di una loro proporzionalità, che nello stesso tempo mettono al centro un ruolo nuovo della giurisdizione e quindi anche un'esaltazione della responsabilità dell'interprete professionale e del giudice, ma anche contemporaneamente, con un necessario bilanciamento, la tutela delle garanzie fondamentali della persona. Vorrei dire che questo provvedimento, al di là di quello che la polemica politica potrebbe far sembrare, in realtà ha anche alle sue spalle un corretto bilanciamento del rapporto tra Parlamento e Esecutivo anche per quanto riguarda le deleghe. Le deleghe qui previste che sono necessarie perché ci troviamo di fronte, come dire, a prospettive aperte e non abbiamo la possibilità di poter tradurre il tutto in una regolamentazione analitica hic et nunc, hanno in prospettiva una capacità di verifica ulteriore nel ritorno dei provvedimenti del governo anche presso il legislativo. E quindi ci sarà ancora occasione di verificare la coerenza dei provvedimenti che il governo riterrà di dover prendere proprio sulla base della legge che noi oggi licenziamo. Ma noi speriamo anche che questo sia l'indicazione di un lavoro di sistema. Perché su questo tassello noi possiamo costruire quello che io credo i cittadini si attengono, guarire la giustizia malata. E guarire la giustizia malata significa mettere mano con severità alla riforma del codice penale, alla riforma delle procedure, soprattutto per avere fattispecie nitide e precise, non logore, e che siano anche uno sostegno per lo stesso lavoro dell'interprete. Ma proprio questa apertura sistemica ci fa anche dire che non siamo all'anno zero.
Noi facciamo tesoro di esperienze precedenti e mettiamo le premesse per un lavoro complessivo che in un certo qual modo ci riallinei a bisogni di una giustizia moderna. Vorrei dire un'ultima cosa. A partire dalla crisi degli ultimi anni, in tutta Europa la democrazia si sta misurando terribilmente con il populismo. E per quanto riguarda l'ordinamento giuridico, anche l'esperienza giuridica positiva si misura, per quanto riguarda la materia in esame, con il populismo penale. Ne abbiamo avuto un eco nel dibattito di questi giorni alla Camera. Quel populismo penale che Papa Francesco, qualche mese fa, nell'udienza all'Associazione dei Penalisti Internazionale, ha richiamato come un pericolo, perché inseguire l'onnipotenza della pena come soluzione è in definitiva un rimedio peggiore del male. Anche se questo populismo penale ha sicuramente ragioni buone per nascere e per crescere, perché ha alle spalle l'inerzia talvolta del legislatore, le defaillance dell'interprete. Ma noi crediamo che questo non sia il nostro scenario, il nostro orizzonte. Naturalmente facciamo un appello al governo perché questo non sia semplicemente, come dire, un manifesto che rassicuri l'elettorato e rassicuri i cittadini. Noi sappiamo che una giustizia malata è tale se non è accompagnata da un lavoro profondo sull'organizzazione, sui mezzi, sulle risorse, su una corretta rielaborazione del modo di essere degli uffici, sul sostegno agli operatori. E tutto questo ci aspettiamo dei prossimi impegni del governo, ma siamo fiduciosi che questo avvenga. Grazie. Ringrazio il deputato Pepoli e ora chiede di intervenire il deputato Nicola Molteni. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Quella di oggi doveva essere la grande riforma della giustizia targata Renzi. Invece sarà l'ennesima falsa riforma, inutile e dannosa, l'ennesima truffa, l'ennesima grande occasione persa, l'ennesima riforma nello stile renziano. Annunci tanti, promesse a dismisura, risultati zero. Al cittadino, Presidente, che in questo momento ci guarda da casa e si chiede se dopo l'approvazione di questa legge avrà una giustizia più efficiente, più rapida nei tempi, con maggiori garanzie, con la certezza della pena, con la certezza che chi delinque pagherà completamente il proprio danno e il proprio debito alla società, con maggiore dignità per la vittima del reato, la risposta è no. No, da domani non cambierà assolutamente nulla.